Sabato 4 maggio, presso l'Auditorium Santa Scolastica di Rieti, si è svolta la premiazione del progetto Hack4University, Rieti Città Universitaria. Ci troviamo nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Celestino Rosatelli di Rieti e, come potete vedere, si sta svolgendo un hackathon denominato Hack4University. Il Rosatelli di Rieti è stato uno dei primi istituti che ha partecipato agli hackathon e poi li ha anche organizzati, quindi diciamo che siamo dei precursori di questa maratona progettuale che è l'hackathon. Il progetto è nato da un'idea di coinvolgere gli studenti universitari e gli studenti delle scuole superiori, appunto per farli sentire coinvolti sia dalla cittadinanza, che poi è quello che lo sviluppo di Rieti, della città di Rieti, andrà poi nel futuro. Parliamo di un futuro di quasi 9.000 studenti su Rieti Città Universitaria, un futuro molto vicino a noi. E quindi questo progetto come è nato? Il progetto è nato per cercare di capire e mettere in atto tutte quelle aspettative che gli studenti vogliono e che vorrebbero mettere all'interno della nostra città per far rimanere la nostra città attrattiva per questo territorio e soprattutto per gli studenti. Noi abbiamo trovato degli edifici abbandonati nella città di Rieti e abbiamo prodotto delle idee innovative su come, diciamo, realizzare qualche progetto, come sfruttare questo spazio libero, diciamo, per creare poli didattici, nuove università o qualcosa che potrebbe migliorare, diciamo, la nostra città in futuro. Un progetto che ha richiamato molti ragazzi per il territorio e per il futuro della città di Rieti e non solo. Un bel successo. Un bel successo, un impegno che ho voluto stringere con i miei ragazzi dello studentato di Rieti, perché credo fermamente che le istituzioni debbano sostenere le idee progettuali e la forza che proviene dai giovani, dalle nostre scuole superiori e dalla nostra facoltà emergente all'interno della nostra provincia. Gli enti pubblici devono essere vicini e sostenere le loro idee progettuali. Nel cuore della città di Rieti, dal 16 al 18 maggio, si è tenuta la prima edizione del Festival regionale dell'economia sociale e civile, un evento che ha messo in evidenza l'importanza dell'innovazione sociale e del suo impatto positivo sul tessuto locale. Il Festival ha promosso la sostenibilità e l'inclusione, evidenziando il potenziale trasformativo dell'economia sociale e ispirando inoltre collaborazioni per un futuro più equo e inclusivo. Questa manifestazione ha dimostrato che Rieti è un luogo dove l'innovazione sociale prospera, lasciando un'impronta positiva sulla comunità locale. Com'è nata l'idea di organizzare la prima edizione del Festival regionale dell'economia civile e sociale qui a Rieti? Quali progetti potrebbero emergere e come si tradurranno in futuro? Allora, l'idea è nata grazie al fatto che esiste un Festival nazionale dell'economia civile, che è promosso da Confcooperative, dal Movimento del Credito Cooperativo Bancario e da Next Nuova Economia. E quindi un festival che è diventato importantissimo in Italia in questi 6 anni in cui sono state 6 edizioni, che porta avanti dei temi innovativi che ci interessano tutti. E qui nel territorio di Rieti devo dire che siamo comunque molto, credo, attivi, mettendo insieme vari pezzi. In modo particolare crediamo, una parte delle realtà del terzo settore, come quella che rappresento e non solo, che il futuro dell'economia che serve adesso è quella civile e quella sociale. E mettendo insieme questo, perché è importante, che poi l'intenzione del festival, degli organizzatori del Festival Nazionale, era proprio quello di dire comunque parliamole prima nei territori, no? Non lasciamo solo, rendiamo viva questa cosa, perché ha un senso, legata anche a un appuntamento e un'occasione importantissima che abbiamo adesso grazie all'Europa. Quali strategie possono favorire lo sviluppo locale partecipativo civile? Beh, la strategia è sempre quella di valorizzare il genius loci di un territorio, e qui c'è tanta bellezza, c'è un ritmo di vita sereno, tranquillo. Ovviamente bisogna portare anche il lavoro, bisogna portare le reti di impresa, quindi fare massa critica, quindi è molto importante lavorare per i distretti, mettere a rete e creare sinergie tra le varie aziende, ed è molto importante l'infrastruttura, quindi la qualità della banda, almeno quella digitale, quindi la qualità della banda
perché oggi con diciamo, la rivoluzione del lavoro a distanza, lavorare non vuol dire andare in ufficio sempre, ma c'è questo mix di lavoro a distanza e lavoro in presenza, e quindi la possibilità di creare dei luoghi di co-working importanti a Rieti credo sia fondamentale. Come possiamo attuare un piano efficace per promuovere l'economia civile e sociale nei nostri territori reatini? Bisogna imparare e praticare il valore della collaborazione e la voglia proprio di costruire, mantenere e sviluppare delle reti. In questi territori, come in altre zone, come dire, interne dell'Italia, c'è un fortissimo protagonismo, i comuni, le città, sindaci, assessori, e dentro le città le associazioni, bisogna mantenerlo, ma bisogna evitare che diventi campanilismo, particolarismo o addirittura egoismo. Torna a Rieti dal 24 al 26 maggio il concorso lirico Mattia Battistini, un grande evento per la città. Torna a Rieti la grande lirica con il concorso Mattia Battistini, fondato da Franca Valeri e fortemente voluto dal caro amico e collega Piero Fasciolo, storico direttore del Teatro Flavio Vespasiano. E quest'anno la nuova veste vede la partecipazione del giornalista Paolo Di Lorenzo come sovrintendente, Michael Alfonsi direttore artistico e David Boldrini come direttore di produzione. È importante questa nuova rinascita perché noi abbiamo non solo un'importanza nazionale bensì internazionale, già che abbiamo ragazzi e partecipanti, artisti provenienti da ogni parte del mondo, da San Francisco, da Londra, da Parigi. La cosa interessante è che non solo abbiamo giovani debuttanti, ma anche artisti già affermati in carriera che vengono e verranno a Rieti per farsi ascoltare da una giuria di tutto rispetto al fine di debuttare in questo meraviglioso gioiello che è il Flavio Vespasiano. Si ringrazia soprattutto la Fondazione Varrone per la grande sensibilità che ha avuto nel sostenerci e auspichiamo che sia l'inizio di una grande collaborazione negli anni. Un evento culturale importante, la grande lirica a Rieti. Una grande iniziativa, una bella iniziativa che ha sempre avuto il sostegno della Fondazione Varrone. Da quest'anno il sostegno è ancora più consistente perché è un evento che la Fondazione finanzia al 100%. Sicuramente sarà un grande successo e auguro a tutti i partecipanti di avere piena soddisfazione. Un evento che è importante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista culturale perché qualifica questa città come un territorio, una comunità nella quale si può fare cultura, cultura di alto livello che porta in giro per il mondo il nome di Rieti attraverso il concorso Mattia Battistini. Il premio Mattia Battistini torna al Teatro Flavio Vespasiano. Oltre 100 i partecipanti per portare il nome di Rieti in tutto il mondo e c'è anche il Comune. Sicuramente sì, con grande piacere, con il nostro bel teatro, oggi Monumento Nazionale, una edizione che già si racconta come particolarmente interessante per la presenza di giovani talenti di assoluto livello nel nome e nel ricordo di un grandissimo baritono del primo Novecento, appunto Mattia Battistini.